Un saluto a tutti gli amici di androidblog.it e pagemobile.com. Oggi siamo in compagnia di nuovo del nostro Nexus 7 per fare la videoprova di un gioco molto interessante che nelle ultime ore è stato messo in offerta nel Play Store a 89 centesimi. Stiamo parlando di Modern Combat 4, eccolo qua. È un gioco, come saprete, spara tutto, molto carino e che gira molto bene su, devo dire, su questo Nexus 7. Tendiamo il caricamento. Non ci dovrebbe mettere molto. Eccoci qua. Le opzioni possibili sono la campagna in giocatore singolo oppure in multigiocatore online. Vediamo, entriamo un po' nelle opzioni, vediamo che cosa c'è. Tutte le impostazioni di mira assistita, se vogliamo vedere il sangue durante il gioco, se vogliamo degli aiuti dati appunto dal gioco, se vogliamo modificare i comandi, le impostazioni dell'audio, gli aiuti. E infine la lingua per i menu. Torniamo indietro. Facciamo partire una missione per vedere come gira il gioco. Non dovete badare alla mia, diciamo, scarsità nel giocare perché non sono molto portato a questi giochi. Vediamo se possiamo saltare, eccoci qua. Vedete, a sinistra abbiamo il pad per muoverci, a destra abbiamo il tasto per sparare, per puntare con il mirino, e in alto a destra abbiamo l'arma a disposizione, che se clicchiamo ricarica. Vediamo, facciamo un po' di gameplay. Non appena ci saranno dei nemici, vediamo come si comporterà il gioco. Ecco, vedete. Diciamo che giocare con i comandi touch non è il massimo. Sarebbe opportuno collegarvi un joypad, per esempio quello della PlayStation. Perché sicuramente la grafica di questo gioco possiamo dire che non è a livelli della PlayStation 3, ma diciamo ai livelli della PlayStation 2 senza dubbio. E ci sta sparando. Stiamo morendo, come sempre, in questo gioco. Eccolo qua. Potete vedere come il gioco in fondo sia molto fluido, no? Non abbiamo nessuna perdita di frame rate. Che facciamo questi pan velocissimi, risulta tutto molto fluido. Ecco, diciamo che può bastare così. Torniamo indietro. Menu. Diciamo che per questa recensione è tutto. Un saluto a tutti gli amici di Android Blog e agemobile.com. Ci rivediamo nei prossimi video. Ciao.